Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa ha trovato? Lei? Che cosa ha trovato? Dei fatti che riguardano sua madre. Non era quel che si dice una donna sana, no? Io non posso certo parlare della sua salute mentale, però fisicamente. Perché la conosceva? Sì, prima della sua morte ci scrivevamo. Quanti anni aveva Agnese quando sua madre è morta? 17. Perché è stata mandata da lei? È stata sua madre a chiedere che venisse mandata da noi. Perché non è stata mandata dal suo parente più prossimo? È così che è stato fatto. La madre di Agnese era la mia sorella più piccola. Lei mi ha mentito. Su che cosa? Mi aveva detto di non aver mai visto Agnese prima che mettesse piede in convento. Era vero. Quando io ero parecchio più anziana di mia sorella. Quando lei è nata, io ero già sposata. Lei era la classica pecora nera, scappata da casa giovanissima, perdemmo le sue tracce. Poi, quando mio marito morì e io entrai in convento, fu lei che ricominciò a scrivermi e mi chiese di occuparmi di Agnese se le fosse successo qualcosa. E il padre di Agnese? Dalle parole di mia sorella potrebbe essere chiunque, uno fra 12. Lei aveva il terrore che Agnese seguisse le sue stesse orme e ha fatto di tutto per evitare che questo potesse accadere. Certo. Tenendola rinchiusa in casa invece di mandarla a scuola. Ascoltando gli angeli. Beveva troppo e questo l'ha uccisa. Ma lei lo sa quello che sua sorella ha fatto ad Agnese? Non credo che mi interessi saperlo. La molestava. Qui vive molto di più di quello che l'occhio possa vedere. Non è così? Tanti piccoli sporchi segreti. Ti rivia le lenzuole, che cosa trovi? Una nipote. Io non l'ho detto perché non credevo fosse importante. No, questo è ciò che la rende doppiamente responsabile, chiaro? Avete lo stesso sangue, Se io solo avessi saputo che Agnese stava soffrendo. come poteva non saperlo? Sapeva che la rinchiudeva in casa, che non la mandava a scuola, sapeva che era un'alcolizzata. No, no, io l'ho saputo solo dopo il fatto. Perché non ha fatto niente per fermarla? Perché non lo sapevo. Ma questa non è la risposta, vero? Che cosa ha trovato nel diario? Agnese si è sentita male la domenica prima di avermi detto delle lenzuola. Se le ha bruciate allora, deve essere successo nella notte del sabato. Purtroppo quella sera è deceduta una delle sorelle più anziane. C'è stato un po' di trambusto, io ero occupata in infermeria, ma da quel che posso ricordare non c'è stato nessun ospite in convento quella sera. Fu impartita l'estromunzione quella notte. Sì, ovviamente. Quindi padre Marshall doveva essere presente. Ovvio, ma non penserà davvero che padre Marshall possa aver. Qualcuno deve essere stato il responsabile di quel bambino, no? Se non è stato padre Marshall, chi altri potrebbe essere stato? Tanto lo scopriremo molto presto. Ho avuto ad Agnese il permesso di ipnotizzarlo. E il mio di permesso? Non ritengo che lei abbia da dire nulla in proposito.
Io sono la sua madre guardiana. Agnese ha 21 anni, non ha bisogno di guardiani. Lei deve comunque venire prima da me a chiedere il permesso. Questo sta a significare che glielo negherà? Io non ho ancora deciso. Qui è in gioco la salute di questa donna. La sua salute spirituale? A me non me ne frega un accidente di quello che lei chiama la sua salute spirituale. Lo so che non gliene importa. Dia il suo responso e facciamola finita. Questo è quello che lei vorrebbe da me? Ma io non sono pronta, non ancora, no. Quello che sto cercando di dire è che c'è questa giovane donna, così semplice, meravigliosa. Una donna infelice. Con noi era felice. E potrebbe continuare a esserlo se se lo fosse lasciata in pace. Allora, perché per prima cosa ha chiamato la polizia? Perché non ha preso direttamente il neonato e l'ha gettato nell'inceneritore per farla finita? Perché ho dei principi morali, ecco perché. Stronzate! Ma stronza sarà lei! La Chiesa Cattolica non ha un pizzico di moralità, madre. Chi ha detto niente sulla Chiesa Cattolica? Lei ha appena detto che... Che diavolo ha a che fare la Chiesa Cattolica con lei? Nulla, assolutamente nulla, guarda. Che cosa le abbiamo fatto di male, dottoressa? Oh, non dica di no, so riconoscere un ex cattolico a un chilometro di distanza. Cosa le abbiamo fatto? Venduto qualche indulgenza? Bruciato qualche eretico? Fatti avvenuti quando la Chiesa era una struttura sovrana. Oggi lasciamo che queste cose le facciano i governi. Ah, solo perché non avete più il potere che avevate una volta. Ma a me la Chiesa non interessa per il suo potere, dottoressa. A me la Chiesa interessa per la semplicità e la pace. Io mi rendo conto che sono cose difficili da trovare in qualsiasi istituzione al giorno d'oggi. Perciò mi spieghi un po' che cosa ne abbiamo fatto. Quando aveva 15 anni le voleva sbaciucchiarsi sul sedile posteriore della sua auto, ma non lo poteva fare perché era peccato? Sicché invece che domandarsi il perché di questa piccola regola... No, non era per via del sesso. Vi erano molte cose, ma non il sesso. Tutto è cominciato quando... In prima elementare, una mia compagna è stata travolta da un camion mentre andava a scuola e la suora disse che era morta perché non aveva detto le preghiere del mattino. Che donna stupida. Sì, infatti. Tutto qui? Tutto qui? Era una bambina bellissima. Ho capito, ma cosa c'entra questo con... Io non lo ero. Io non lo ero. Era lei quella bella, ed è morta. Perché non io? Eppure nemmeno io avevo detto le preghiere del mattino. Ed ero brutta, non solamente scialba, brutta. Ero grassa, i dentoni all'infuori, orecchie fino a qui, lentiggini su tutto il viso. Suor Maria Cleta mi chiamava signorina Livingstone a pallini. Così lei ha lasciato la chiesa? Perché aveva le lentiggini? No. Sì, ho lasciato la chiesa perché avevo le lentiggini. E indovini un po'? Che cosa? Questo è anche il motivo per cui io detesto le suore.